Assessore Cattaneo, non è un'utopia e forse neanche una leggenda metropolitana la balneabilità del lago di Varese, visto gli ultimi risultati dell'incontro che avete avuto oggi? È così? È così, oggi abbiamo potuto fare il punto su tutti i vari ambiti di azione dell'accordo quadro di sviluppo territoriale per il risanamento del lago e abbiamo avuto moltissimi riscontri positivi che ci danno la conferma che siamo in linea con un obiettivo molto ambizioso che sembrava impossibile quando abbiamo cominciato, quello di rendere il lago di Varese nuovamente balneabile entro il 2023. Ce lo confermano i dati del monitoraggio permanente che abbiamo messo a punto sul lago. Oggi il lago di Varese è il lago più monitorato di tutta Europa, un dato rilevato ogni minuto. Ce lo danno i riscontri del lavoro sulla rete fognaria, sia per migliorare i punti critici, sia per vedere com'è lo stato della rete, ce lo danno i risultati del lavoro della riattivazione del prelievo ipolimnico, che ha già permesso l'anno scorso, primo anno di attività, di asportare oltre 2 tonnellate di fosforo, 10 tonnellate di ammoniaca e altri inquinanti dal lago di Varese senza produrre quelle conseguenze critiche che aveva prodotto in passato, come l'impatto dei cattivi odori. Sta proseguendo anche l'attività di valorizzazione delle sponde e di comunicazione alla cittadinanza di quello che stiamo facendo e quindi faremo nel mese di luglio un momento pubblico di presentazione di tutti questi risultati.